Salve ragazzi, ben ritornati in un nuovo episodio di Spider-Man. Siamo qui, andiamo avanti nella prossima missione. Direi di non prenderci troppo in chiacchiere. Siamo qui e andiamo al laboratorio, perché il dottore ci aveva chiamato e ha detto che ci vuole vedere per qualcosa, quindi... Ed eccoci qua, sistemato camice e andiamo. Tesserino. Olè. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì. Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati. Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai, accidenti? Parli del diavolo. Signor Osborn. Oh, ti prego, oh, Norman Osborn. Sindaco Osborn. Chiamami Norman, solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuito. Le norme di sicurezza non c'entrano niente. Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. E anche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Beh, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter, è finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Perfetto. Direi che adesso non abbiamo neanche un lavoro. Un giorno da ricordare. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry, potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. E noi ci andiamo. Un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Ci vediamo al punto, dai. Harry mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile. Ah, alla Madonna. Ha capito. Ma cosa servono?
terapia? Per fare cosa? Cioè, scusate. Le stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. Ah. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che la Oscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati, piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Per quanto nocive, dovrò passare in mezzo a quelle nubi. Che queste nubi siano visibili a occhio nudo, il livello di tossine deve essere alle stelle. E presa! Ah, è una specie di cosa. Un po' difficile però. Ottimi dati. O meglio, dati utili su sostanze pessime. E bisogna fare sempre così? Ce l'ho! Ok. Sembra di respirare da un tubo di scappamento. Non lo so. Spaventando la gente. Tanto per cambiare. Ok, dai, ne manca l'ultimo. Dai. Servono foto. Andiamo a fare la foto. Ottimo uso della luce. Perfetto. Mi segnala quello che non so che cosa sia. E noi ci andiamo. Miglior ritratto di ciminiera. Ora tocca al Dipartimento di Protezione Ambientale. Dovrei preparare un costume verde per la giornata della Terra. Ok, e questa è fatta. La stazione di Harry ha risolto una crisi sanitaria.
Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Va bene, direi che per questo episodio è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.